Arriva Carnevale e Mazzara indossa l'abito migliore, quello della festa. La gioia di grandi e piccini è chiamata a colorare Mazzara in maschera, rassegna di manifestazioni che da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo caratterizzeranno il centro storico della città di Mazzara del Vallo. A volerlo, l'amministrazione comunale, che ha scelto di patrocinare le iniziative delle varie associazioni culturali che hanno dato vita a carri allegorici e costumi, ognuno con un tema diverso, che nel pomeriggio di giovedì grasso hanno sfilato per le vie del centro. La prima di una 7 giorni di festa che ha visto impegnate l'associazione Onlus Maria Santissima del Paradiso, l'Associazione Italiana per la Solidarietà e Fondazione Bambino, con la partecipazione delle associazioni culturali del territorio ed il coinvolgimento degli alunni delle scuole medie e superiori all'insegna di musica, coriandoli e stelle filanti. Sfilata che vedrà il bis sabato 1 marzo a partire dalle 16.30 in località Borgata Costiera e domenica 2 marzo alle 16.30 per le vie del centro, con ancora l'AIPS protagonista. Sempre sabato 1 marzo, ma alle 18, spazio all'arte della danza e alla compagnia Armonia Soave diretta da Carla Favata, che darà vita al corteo in maschera in danza storica e al gran ballo in maschera che si svolgerà fra Corso Umberto e Piazza Mocarta. Evento organizzato dall'associazione Onlus Vedo Oltre, diretta da Peppe Quinci. La stessa Vedo Oltre sarà impegnata martedì 4 marzo in piazza Mocarta alle 17 in occasione dell'esibizione di artisti di strada della compagnia Labart, giornata che poi proseguirà alle 18 con la sfilata dei bambini in maschera e poi ancora con un'animazione e danze, per poi concludersi alle ore 20 con lo spettacolo circense e la successiva premiazione della miglior mascherina indossata dai bambini. Una 7 giorni di festa a testimonianza di come per Mazzara Carnevale sia un'occasione in cui condividere dei momenti di sana allegoria cittadina.